Buongiorno, già che ci sono, oggi giro un altro video. Volevo parlarvi di un prodotto della Elf che sto utilizzando dall'incirca 10 giorni ed è questo fondotinta Flawless Finish Foundation. Io ho preso il colore Buff e l'avete visto questo fondotinta qui nell'ultimo video che ho fatto della Elf, in cui ho preso cose per me e per mia sorella sfruttando lo sconto del 40%. Questo infatti l'avevo pagato invece che 7 euro e qualcosa solamente 4 euro. Allora, innanzitutto vi volevo dire che trovo molto 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 carina la confezione, che trovo parecchio chic. Anche Giorgia April aveva detto la stessa cosa, mi sembra, lo trovo proprio caruccio. E poi mi piace perché è un dispenser a pompetta che trovo igienico. Probabilmente alla fine ci sarà un po' di casino nel prendere il prodotto rimanente in fondo, però sicuramente mi piace di più che non quelli che hanno la spatolina ad esempio che bisogna cercare, o quelli, anche quelli compatti che sono molto comodi, però possono essere un po' non igienici anche quello, perché ci finiscono i pelucchi, la spugnetta magari non sempre ce l'abbiamo pulita. Ecco, quelli con la pompettina sono i miei fondotinta preferiti, diciamo. Allora, mi sono truccata questa mattina con questo fondotinta. Devo farmi questa sopracciglia qui che c'è il buco. Comunque, questo è l'effetto. Non ho correttore, si vede. Ho il fondotinta, la cipria e un po' di fard. Applicazione Elf Flawless Finish Foundation in color Buff. Lo andrò ad applicare con una spugnetta. Ok, non so se dalla videocamera si vede, questo è il lato in cui non ho il fondotinta e di qua ce l'ho, quindi di qua no, di qua sì. Ora ho solo il fondotinta, non ho né cipria né nulla. Mi piace questo fondotinta, mi piace. A me piacevano anche gli altri fondotinta della Elf che avevo acquistato, che però non erano molto coprenti, erano più creme colorate. Invece questo è proprio un fondotinta, è abbastanza coprente. Il mio unico errore è stato forse il colore, in quanto in questo periodo in cui ho ancora un po' di colorito, forse Buff per me è lievemente chiaro, però neanche tanto, nel senso, se metto un po' di terra abbronzante già bilancio abbastanza l'effetto. Vi posso dire che l'ho sempre utilizzato applicandoci sopra la cipria, e io sono un po' pigra in fatto di cipria, cioè non sempre la metto, non ho sempre voglia di mettere la cipria. Invece con questo mi sono sempre applicata a mettere per benino la cipria, e il prodotto messo la mattina alle 8 quando io mi trucco dura fino a pomeriggio, non fino a sera, secondo me non dura fino a sera, però che brutto colore che ho in questo momento. Però dura abbastanza. Allora, mi piace il prezzo, mi piace la confezione, lo trovo abbastanza coprente, non ha odori fastidiosi, nessun tipo di controindicazione. Se vi devo dire la verità, l'unica cosa che non mi convince di questo fondotinta è che la sera, quando mi sono andata a truccare, ho notato che, a differenza delle altre volte, notavo più residuo di prodotto in queste famose due rughe che io ho e che odio, e qui sotto gli occhi, dove non ho rughe marcatissime, però un po' segnata inizio a esserlo pian pianino, e notavo un po' di accumulo di questo fondotinta, e l'ho notato per ben due volte, perché una volta ho pensato magari l'ho steso male io con la spugnetta o ne ho messo troppo. Non lo so, vi posso solo dire che è un prodotto che mi piace e che sono contenta di aver preso, che mi piace molto la resa sul viso. Oggi non ho messo il correttore, ma se avessi messo il correttore vedreste come il viso pare realmente uniforme a livello di colore e di, non lo so, un bel effetto porcellanato, come piace dire a me. L'unica cosa che appunto non mi convince è questa cosa delle rughette, quindi probabilmente se siete delle giovani ragazze senza rughe, questo prodotto per voi potrebbe andare proprio bene. Se invece siete un po' più vecchiotte, un po' più mature, con delle rughe un po' più evidenti, c'è forse il rischio che appunto un po' di prodotto ci finisca dentro. O meglio, se invece voi pensate che non sia così e che sono io che ho steso male il prodotto,
fatemi la cortesia di dirmelo, così la prossima volta faccio più attenzione quando lo stendo. Comunque, questo è Elf Flawless Finish Foundation. Approfittate degli sconti di Elf, perché secondo me per il prezzo molti molti prodotti vale la pena acquistarli. E basta, spero che questa review vi sia stata di qualche modo utile. Per il resto, buona giornata.